pensa se Eric oggi si renderà conto che esisto. Oh, non so proprio cosa fare. Non so se posso portargli il pranzo. O se forse dovrei creargli dei cioccolatini come fanno gli innamorati. Ma se poi mi rifiuta, oh, che figura ci farei. Bellissimo! Oh, Eric, raccontaci ancora della tua partita e di come l'hai vinta. Oh, sì, Eric, raccontaci tutto. Oh, noi vogliamo tanto ascoltare tutto quanto. Sì, continua a raccontare. Oh, beh, ragazze, nulla di particolare, sapete, abbiamo fatto tantissimi punti e la partita ovviamente l'abbiamo vinta grazie a me. Oh. Eric, sei davvero un grande, fattelo dire. Oh, sono così fiera che nella nostra classe ci sia un ragazzo tanto carino e tanto forte a livello sportivo. Sei il nostro orgoglio, Eric, il nostro orgoglio. Oh, grazie. Ah, oh, sì, certo, fate largo. E quella chi è? Ciao, Eric. Ci conosciamo? Oh, no, certo che non ci conosciamo. Ecco, io volevo solo dirti che se ti va oggi a pranzo potremmo mangiare insieme. Mangiare insieme? Oh, ecco, guarda, non posso. Ho davvero tantissime cose da fare e devo allenarmi per la prossima partita. Mi dispiace. E ragazzi, adesso devo andare. Ci vediamo dopo. È pazzo di me. Ehi, fermo un attimo, biondina. Chi sarebbe pazzo di te? No, ma Eric, è ovvio. Certo, e da cosa hai voluto pensare che Eric sia pazzo di te? Non ho ben capito. Oh, ma guarda, non è ovvio. Pensi che possa piacergli tu? Strani gusti. Eric! Ah? Ehi, Andina, che succede qui? Oh, eccoti finalmente, tutta la mattina che ti aspetto, ma che fine avevi fatto? Oh, sì, scusami, ero persa nei miei pensieri. Beh, ma quindi che succede qui? Che gran casino da quelle parti. Oh, sì, erano tutte intorno ad Eric. Ah, cosa c'è il mio Eric? Oh, devo andare a vedere. Perlink, aspetta. Oh, devo chiedere ad Eric se vuole pranzare con me. Ah, Eric, oh, au, 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 che dolore, che dolore. Ma... Ehi, è tutto ok? Io veramente... scusami, sì, tutto ok. Aspetta, ti do una mano a prendere i libri. Ecco, tieni, questi dovrebbero essere tuoi. Sì, grazie. Sei stato molto gentile. Grazie. Certo, però la prossima volta cerca di fare un po' più attenzione. Sai, se fai cadere i tuoi libri per terra qualcuno potrebbe caderci. Oh, sì, hai perfettamente ragione, mi dispiace tantissimo. Giuro che farò più attenzione. Sì, e soprattutto cerca di fare attenzione, potresti farti male. Oh, sì, oh, io ho accidenti di nuovo. Oh, ma perché faccio queste figuracce? Oh. Ehi, aspettami, cos'è successo? Oh, Nina! Che è successo per Lica, Sputa e Rospo? Oh, sono inciampata davanti ad Eric. Oh, che vergogna, che vergogna! Mi ho visto proprio cadere di faccia per terra. Oh, sei sempre la solita per Lica. Ma insomma, quando vuoi fare un po' di attenzione? Oh, accidenti, questo sì che è il giorno più brutto della mia vita. Dai, coraggio, andiamo in classe. Oh, d'accordo. Dov'è la mia classe? Oh, non vedo l'ora di entrare in classe e fare un'entrata di scena. Oh, Dina, guarda, eccolo lì. Ecco, Eric. Ah, oh, e questa quindi è la classe? Wow. Oh, mamma, Eric. Ciao, mi chiamo Diva. Oh, ciao Diva. Sì, come fai a sapere il mio nome? Non credo che ci siamo ancora presentati. Dai, Eric, la tua fama ti precede. Oh, non vedo l'ora di diventare grandi amici. Che ne pensi? Beh, sì, sicuramente. Certo, perché no? Non vedo il perché no. Bravo. Oh, grande, questa sì che è un'ottima notizia. Ragazze, dove siete? Oh, eccole. Oh, forza, voglio parlare anche tu. Ah, io? Cosa?
Io, ma non vedi quante belle ragazze gli si avvicinano? Ah, oh, Perlica, smettila di parlare, vai! Oh, ciao Eric. Ma tu non sei la mocciosa che mi è caduta davanti ai piedi oggi? Io veramente... Oh, non credo tu mi abbia ancora chiesto scusa. Scusa, Eric, scusami, ti prego, giuro che non volevo farti del male e non l'ho fatto di proposito, perdonami. D'accordo, d'accordo, va bene, basta che non cadi più in giro così. Cavolo. Ehi, aspetta un momento. Come ti permetti a parlare così alla mia amica Perlica? Tu sei? Io sono Ondina e anch'io sono una tua compagna di classe. Eric, non mi sembra giusto che tu tratti così le ragazze. Non è colpa mia se la tua amica mi è caduta davanti ai piedi, dovrebbe fare più attenzione. Capito, mozzasetta? Accidenti, se lo prendo. No, Ondina, credo che lui abbia ragione. Oh, Perlica, solo perché sei un bel ragazzo non significa che può parlarti in quel barbaro modo. Se la crede tanto, secondo me, ma in realtà è solo uno smorfiosetto. Oh, no, Ondina, non ti preoccupare, su, davvero, va bene così, davvero. Ah, ma guardati, Perlica, ci stai malissimo. La prossima volta che lo vedo farti qualcosa, giuro che lo spiazzico con un martello. Ah, ma quella ragazza non è la ragazza che oggi stava parlando con Eric? No, sì, è proprio lei, quella con i capelli celesti. Andiamo. Ehi, scusa, tu dei capelli celesti? Ah, che? Oh, io mi chiamo Perlica. Ah, sì, d'accordo, non ci interessa proprio come ti chiami. Ci spieghi perché stavi parlando con Eric? Parlando con Eric, io veramente, io... Già, vuoi spiegarci perché parlavi con Eric? Non lo sai che Eric non è per te? Ma insomma, guardati! Ma io... Ascoltate tutti quanti, Eric sarà solo mio, avete capito? Guai a te se ti avvicini di nuovo a lui. Vi sembra normale quello che state facendo? Eric non è di proprietà di nessuno e se volete saperlo, oggi è trattato malissimo per Lika. Ma certo che l'ha fatto, lui ama Diva, si vede. Voi due siete soltanto delle perdenti. Come osi chiamarmi una perdente? Io ti... Tu cosa? Io ti... ma che sta succedendo qui? Ciao DJ, queste due stanno dando fastidio a me per lì. No, ci prendevano in giro perché cercavamo di avvicinarci ad Eric. Scommetto che voi avete tutte quante il fidanzato perché siete carinissime, vero? Ma come si permette questa qui? Ma come temevo. Andiamocene, ups, andiamo a casa. No, sì. No, ragazze, non dovete preoccuparvi di quelle teppistelle. Grazie DJ, grazie davvero di cuore. Da quelle due, se potessi le riempire di... Ondina, sta tranquilla, cerca di non provocare troppi danni per i primi giorni di scuola, d'accordo? Bene ragazzi, io direi che è arrivato il momento di andare tutti a casa prima che ci siano altri danni e io devo andare, ho un incontro molto importante oggi, scusatemi, ciao ragazze. E infatti per Lika devo andare anch'io, allora ci vediamo domani, va bene? Oh, sì, d'accordo Ondina, a domani, ciao per Lika. Mm-hmm. Uffa, neanche oggi sono riuscita a farmi notare da Eric. Questa sì che è una disdetta. Wow. Ci proverò di nuovo domani. Magari sì, ho deciso. Domani preparerò dei cioccolatini per lui. Non potrà rifiutare dei cioccolatini. Oh sì. Ciao Glitters, che ne pensate del secondo episodio della nostra serie romantica Piccoli Problemi di Cuore LOL? Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace a questo video, cliccate qui per iscrivervi al canale e qui per guardare altri video dei vostri giocattoli preferiti. E ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!